La Total Service risolve i tuoi piccoli e grandi problemi quotidiani. È impresa di pulizie per uffici, capannoni industriali, supermercati, abitazioni private, servizio di giardinaggio, riparazioni infissi. La Total Service effettua anche assistenza ad anziani e disabili. Total Service, telefono 347 30 19 486. Telefoniamo. Tutte le migliori soluzioni per internet e telefonare. Corso video 213 sul Mona. Buonasera gentile pubblico di Diario di Bordo. Allora, questa sera credo di poter dire che è una trasmissione molto interessante. Andremo ad analizzare quello che è stato il voto nelle ultime elezioni comunali a Sulmona e quindi questo poi ci consentirà in qualche modo anche di fare delle previsioni. L'occasione, lo studio proviene da Nicola Angelucci, grazie e bentornato nei nostri studi. Grazie a voi, buonasera. Stasera si è spogliato da casacche e appartenenze politiche. Appunto in veste di persona che da sempre studia il dato, studia, analizza il dato politico e lo mette a disposizione dei cittadini per capire quello che è successo e soprattutto quello che potrebbe succedere nelle elezioni amministrative del 26-27 maggio. Quindi ormai siamo veramente a ridosso del voto. Nicola Angelucci ha studiato le ultime cinque competizioni, quindi a partire dal 1997 e fuori soltanto il 93, che è stato poi il primo, sì, il primo, la prima occasione di voto con il metodo maggioritario. Ha fatto delle proiezioni per il 2013 e intanto quello del 2013 possiamo dire è l'anno dei record come candidati sindaci, come numero di liste, e questo in barba proprio a questo metodo elettorale e alla riduzione del numero dei consiglieri comunali. Beh, diciamo che viene fuori una fotografia abbastanza interessante dal punto di vista dello studio, ma questi dati, come potrai ben ricordare, sono state delle anticipazioni che feci un mese e mezzo fa, come no, quando dissi che praticamente ci sarebbe stato un proliferare di liste e un numero anche esagerato per la nostra città di candidati sindaci. E questo, se da una parte ha un aspetto positivo, cioè il fatto che tante persone, tanti giovani come quest'anno, tante donne come quest'anno si interessino alla cosa pubblica, questo è un fatto sicuramente positivo e che darà praticamente dei benefici anche al ritorno alla politica, dall'altra frazionerà in maniera esagerata il voto e quindi abbasserà notevolmente quello che è la disponibilità pro capite che c'è del dato elettorale, e quindi potrà far sì che anche una componente, una coalizione, rischia di vincere una competizione elettorale con un voto di preferenza al primo turno, parlo del candidato sindaco, che potrà essere anche al di sotto del 25%, può verificarsi questo. Quindi, come nel 2001, torneremo a una situazione molto probabilmente paradossale, perché questa competizione è molto simile a quella del 2001 e quindi praticamente potremmo avere un candidato sindaco che verrà eletto e che al primo turno è scelto da una minoranza praticamente abbastanza interessante della città. Allora, noi partiamo dal 1997, ripeto, il maggioritario dovrebbe aggregare, no? Dovrebbe favorire le aggregazioni per poter vincere, non necessariamente al turno di ballottaggio, ma da subito, in maniera da favorire le aggregazioni per poter vincere. Così quest'anno non è stato, e Nicola Angelucci aveva anche anticipato un certo numero, un buon numero di liste civiche, oltre alla frammentazione, quindi all'interno della frammentazione del quadro politico, ecco, si creavano gli spazi proprio per liste civiche o apparentemente tali, perché poi naturalmente ci sono molti che comunque provengono da formazioni politiche. Allora, partiamo dal 1997, questa sera arricchiamo anche la trasmissione, oltre che dei dati di Nicola Angelucci,
con qualche video storico. Vedete, qui siamo proprio nel 97, questo è il turno di ballottaggio. Siamo in una sede del comitato elettorale di Bruno Di Masci in via Roma e stiamo dando proprio in quella serata il risultato elettorale. Allora, Nicola Angelucci, che cosa successe nel 97? Ma intanto nel 97 è stato l'anno in cui, insieme al 2001, Rientriamo in studio in cui intanto. praticamente i candidati sindaci erano soltanto quattro. Mi sembra un numero anche corretto e abbastanza calibrato, diciamo, al numero degli abitanti, degli elettori della nostra città. Le liste praticamente erano praticamente pochissime, erano 12 liste nel Un 1997. raffronto rapido, oggi sono 7 candidati sindaci contro i 4 del 97, 19 19, liste contro 19 12. liste contro praticamente. Quindi qua diciamo che passiamo ad esempio ad una media, considerando che possono esprimersi quasi le stesse identiche cifre di voto al sindaco, preferenza al simbolo e preferenza alle liste, facciamo una sorta di omologazione, anche perché nei 5 anni che siamo andati ad analizzare, poco si scosta il voto di preferenza al candidato sindaco in termini globali di voti, quindi sia ai sindaci, sia alle liste, sia in preferenze, il dato non discosta mai in maniera esagerata. Quindi diciamo che la nostra città, per quanto riguarda il voto alle amministrative, è abbastanza ordinaria, è abbastanza anche ha un grafico ordinario, quindi non ha picchi in crescita e picchi praticamente in assenteismo alle urne, ma è un dato abbastanza costante. Quindi, se potessimo praticamente riomologare lo stesso identico dato, già le disponibilità che ci sono per ogni candidato sindaco scendono praticamente da 62 voti pro capite a testa, di media a testa, a 50, e chiaramente il dato praticamente è un dato abbastanza significativo. Allora, il discorso è che per la pletora di candidati che ci sono quest'anno, per le 19 liste, e una è stata anche esclusa, altrimenti sarebbero state 20, è chiaro che i numeri a disposizione, le preferenze ipotetiche a disposizione di ogni candidato consigliere scendono di molto. Però diciamo anche subito il dato che poi forse è uno dei più interessanti. È vero che c'è questa pletora, questi quasi 300-298 candidati consiglieri, però quest'anno, nel 2013, si rischia che nessuno di questi entrerà in consiglio comunale perché ci sono tanti candidati sindaci, quindi entreranno i candidati sindaci sconfitti ed è stato ridotto il numero dei consiglieri comunali. Eh sì, qui bisogna praticamente fare un riferimento a quello che è il metodo di applicazione della ripartizione dei seggi nell'ambito del Consiglio Comunale. Quest'anno torniamo per effetto della legge Calderoli ai 16 consiglieri comunali e chiariamo definitivamente questa diatriba degli assessori, che sento dire che sono 4 e gli assessori di legge sono 5. Poi, se l'amministrazione che vincerà le competizioni elettorali ne vorrà fare 4, lo farà variando lo statuto, eccetera. Però la legge dice che per un comune come Sulmona sono 16 gli scranni a disposizione per i consiglieri e 5 nomine di collaboratori componenti di giunta da parte del sindaco. Lo statuto deve essere cambiato perché Lo statuto oggi dice va. sette Sì, assessori, la quindi legge comunque. nuova limita a 5 e a 16 praticamente i Allora, consiglieri. dicevamo, è chiaro Quindi che i consiglieri bisogna. si daranno da fare, però. I consiglieri si daranno tutti da fare ed è corretto che si diano da fare, praticamente per lo spirito della lista, del programma che hanno sottoscritto e sostenuto, della candidatura del sindaco. Quindi si fa, come sempre, si fa un lavoro di squadra. Però per effetto della riduzione dei posti in consiglio comunale e per il numero ampio di candidati sindaci che ci sono, perché alla minoranza andranno 6 posti in consiglio comunale, si rischia, se la dovesse essere praticamente un dato equivalente per tutti i candidati sindaci, si rischia che praticamente i 6 consiglieri di minoranza siano gli stessi candidati sindaci. Questo per effetto di un modello che viene utilizzato, di un metodo che è il metodo D'Hondt, che ha una particolarità di ridistribuzione dei cosiddetti seggi. Spieghiamo che lo dice la legge, che in caso di attribuzione di un solo consigliere ad una lista, quel
quel seggio spetta al candidato sindaco. Sì. In caso di attribuzione di un solo candidato, di un solo seggio alla coalizione che rappresenta il candidato che ha perso il ballottaggio, che ha perso la competizione, scatta un solo seggio. E quel seggio, seppur previsto per il primo consigliere in carica, automaticamente viene scavalcato dalla figura del Del sindaco candidato sindaco. perché ne ha Allora, diritto. bene, passiamo al 2001, poi ci fermiamo un momento e poi andiamo avanti. Allora, nel 2001 c'erano, come nel 97, solo quattro candidati a sindaco. Diciamo che nel 2001 si è verificata la stessa identica situazione del 2004, sono Ecco, state questa è due. una nostra proprio tavola rotonda. Ricordo che nel 97 venne rieletto Bruno Di Masci Sì, nel e nel 2001. 2001 venne eletto Pietro Ecco, Centofanti. nel caso del 2001, con l'elezione di Pietro Centofanti a primo turno andò al ballottaggio. Anche lui, praticamente insieme al candidato Franco La Civita, e chiaramente con una espressione percentuale di un voto che praticamente rappresentava un quarto dei cittadini elettori della nostra città. Quindi erano un po' similari le attività, le composizioni, perché erano quattro ugualmente sindaci, 15 le liste rispetto alle 12 precedenti. E chiaramente sono aumentati i candidati consiglieri, che passarono a 280, però quello che è importante, è stato importante in queste due competizioni è che almeno i candidati sindaci sono rimasti in una logica corretta di quattro candidature per il peso della nostra città. Come Nicola Angelucci ha anche analizzato il numero dei candidati consiglieri che hanno preso zero voti, oppure un solo voto, oppure fino a 10 voti, quindi ce n'è un bel numero Sì, in ogni elezione. ci sono. Quindi anche questo deve far riflettere, cioè candidati che non ottengono voti, insomma. Sì. Difatti si può notare, guardando poi attentamente, la tabella, che più aumentano il numero dei candidati e più aumentano gli stessi candidati che prendono 0 voti o un voto o da 1 a 10, cioè Quindi, sono i cosiddetti riempitivi delle se liste. tanto ci dà tanto, quest'anno con i 300 candidati si rischia. Quest'anno però devo dire che c'è una variabile non indifferente. Quest'anno per la prima volta la legge ammette, nella condizione, di tutela delle pari opportunità, ammette una doppia votazione, Una cioè doppia preferenza. una doppia preferenza. Per cui quando ci si reca alle urne a votare, si può esprimere il voto della stessa lista sia per un uomo che per una donna. Questo è stato poi però letto in un'altra chiave, e cioè con il voto disgiunto, attribuendo la doppia preferenza alla stessa lista, si rischia di individuare o quindi di contrassegnare quel voto, come accadeva nei tempi passati con le terne, meglio le quaterne di preferenze. Ma diciamo che ultimamente, per quanto riguarda le nostre scelte, stiamo in generale, si ritorna sempre al passato. Molto probabilmente in passato si è fatto sicuramente politicamente meglio di quello che si sta facendo oggi. Allora, noi ci fermiamo. Allora, intanto diamo un'altra veloce occhiata proprio a quelle immagini del 2001, al nostro studio con i candidati all'epoca presenti. Eccoci qua, ecco uno studio. Vedete, c'è il dottor Manasseri in primo piano, c'è Pietro Centofanti e quindi c'è il conduttore lì di fronte in questo studio. E allora, torniamo adesso qui invece al presente, ci fermiamo solo per un momento, poi con Nicola Angelucci andremo a vedere le elezioni del 2004 e del 2008 e perché no anche una previsione per il 2013, a tra poco. Tentazioni d'epoca antichità. Il più grande centro di antiquariato d'Abruzzo è a Raiano. Mobili, oggettistica, dipinti, Sheffield, liste nozze, consulenze d'arredo, restauri, oltre 500 metri quadri di esposizione con mobili italiani di importazione diretta da tutta Europa. Pezzi originali a prezzi eccezionali. Tentazioni d'epoca antichità. Zona industriale, Raiano. Al ristorante La Maestria, qualunque vostra cerimonia sarà indimenticabile. Luogo incantevole, con ampio salone e stupendo giardino per il buffet e le foto. La professionalità e la cortesia del nostro personale renderanno la vostra festa unica, curando ogni minimo particolare. Ristorante La Maestria, via Santa Lucia, strada per Introdacqua. Telefono 0864 47 154. La nostra esperienza a vostra disposizione.
Bene, rientriamo in studio con Nicola Angelucci. Allora, facciamo un salto adesso nel 2004, quasi 10 anni fa, 6 candidati sindaci e 16 le liste nel 2004. Vinse al primo turno, unico caso di un sindaco eletto al primo, direttamente al primo turno senza ricorso al ballottaggio. Mi vinse Franco La Civita contro Palmiero Susi. Lì aumentarono le candidature di sindaco perché lì cominciarono, anche lì ci fu praticamente una doppia scissione delle coalizioni tradizionali, cioè il centrodestra e il centrosinistra, e quindi diciamo tendenzialmente il voto ai sindaci è rimasto sempre lo stesso, intorno a qualche centinaio di voti in più sopra i 17.000. Le liste chiaramente continuavano a aumentare, sono passate a 16, tant'è vero che il 2004 è stato l'anno in cui abbiamo toccato il record con il numero di candidati, che è stato di 300, quest'anno è 298, e quindi diciamo si è toccato la punta massima di questo proliferare di persone che si sono candidate nella nostra città. Quindi diciamo che è un anno in cui ha cominciato a prevalere fortemente il voto accentrato a determinati consiglieri, quindi un gruppo ristretto di consiglieri ha preso la stragrande maggioranza dei voti. Potremmo dire che si è quasi applicata la legge di Pareto, cioè che l'80% del risultato è stato fatto dal 20% dei candidati consiglieri che si sono candidati, e quindi è cominciato a nascere questo effetto delle grandi candidature dei consiglieri comunali, che da lì hanno cominciato a superare la barriera dei 500 voti. E in quella circostanza mi ricordo che Francesco Perrotta superò la barriera dei 500 voti, fu l'unico candidato a superare i 500 voti. Allora, dall'analisi poi di questi dati che tu ci hai fornito, possiamo però anche vedere appunto alla frammentazione, al numero delle liste. In questi anni c'è stato poi il problema politico, che è noto a tutti, quindi sempre una durata abbastanza breve delle amministrazioni, quindi 4 anni, nei primi anni era 4 anni, non 5 come oggi, sì. per capirci. Nell'epoca di Masci. Poi c'è stato l'anno in cui fu sindaco Paolo Santarelli, e poi 3 anni, commissariamenti, insomma, io credo che non sia esente da questa frammentazione. Si può guardare questa frammentazione che nel 2001 e nel 2004 tirano fuori praticamente un plotone di candidati consiglieri, 300-280, e quindi 15-16 liste, con un numero di consiglieri che avevano la predominanza dell'assorbimento del voto. Difatti guardiamo che nel 2004, nel 2001, 46 consiglieri nel 2004 e 45 consiglieri nel 2001 hanno preso superiore a 100 voti, e questi sono stati gli anni migliori per questi tipi di candidature. E quindi diciamo ci sono stati i cosiddetti senatori del Consiglio, cioè quelli che avevano un peso fondamentale, e tutte e due queste amministrazioni non hanno terminato la loro consigliatura. Sì, ci sono stati voti. Quella poi del 1997, che era molto più granitica, perché soli quattro sindaci, 12 consiglieri, quindi 12 liste, quindi un numero abbastanza ristretto, una civicità molto allargata all'epoca, mi ricordo, attorno al sindaco Bruno Di Maci, e quindi diciamo ha dato più garanzia di continuità, come quella poi del 2008, che ha quasi terminato, se non per una trentina di giorni, la consigliatura. Bene, allora, quindi analizzato anche il 2004, quindi vogliamo 3 anni, poi un commissariamento di un anno, poi si è tornato al voto nel 2008, sì. E nel 2008 si sono presentati ai nastri di partenza 6 candidati sindaci, però con un numero di liste diciamo piuttosto ridotto, solo 11. Sì, diciamo qui molto bene la potremmo definire, tra tutte le competizioni, l'anno in cui si è svolta una elezione con il cosiddetto bipolarismo puro, cioè erano due grandi blocchi che si sono presentati, si sono confrontati, e chiaramente hanno fatto tutto l'iter regolare, cioè presentazione, prima elezione, ballottaggio, quindi ci sono stati dei numeri abbastanza concreti in riferimento a un periodo particolare, che era quello del 2008. Si è votato come nel 2001, e questa è una caratteristica, nel 2008 e nel 2001, dove in entrambe le situazioni il centrodestra vince la competizione elettorale, coincide anche con le elezioni delle politiche che
sono gli unici 2 anni di queste 5 competizioni in cui coincide anche le elezioni politiche con quelle del mandato amministrativo. Quindi ci sono alcune similitudini che praticamente vanno osservate nel comportamento. Va bene, allora noi ci dobbiamo fermare per questa sera, non facciamo in tempo a mostrare le previsioni del 2013. Torneremo la prossima settimana con Nicola Angelucci, anche perché dobbiamo focalizzare meglio la riflessione politica su questi dati, proprio per cercare di capire quello che potrebbe succedere, senza dimenticare che oggi invece il quadro nazionale è diverso, mentre negli anni passati, lei ricordava nel 2008, o di qua o di là, cioè o centrodestra o centrosinistra, oggi che c'è questo governo, chiamiamolo di unità nazionale, di larghe intese, la questione è diversa, quindi ognuno potrebbe rivendicare, tra virgolette, la coerenza e la filiera, quindi dal governo locale a quello nazionale. Però avremo tempo e modo per parlarne, per far vedere anche qualche altra immagine tratta dal nostro archivio. Io ringrazio per questa sera Nicola Angelucci, grazie, ci vedremo la prossima settimana, ovviamente informeremo il nostro pubblico, che ringrazio per la cortese attenzione e che saluto sempre con tanto affetto. Arrivederci su Andativo con Diario di Bordo. Buonasera a tutti. Mi gusta mucho la par condicio, voglio un inciucio con un muchacho, o Francia o Spagna, perché se magna, e dopo il ballottaggio, ballottiamo la presidenza. Telefoniamo. Corso Ovidio 213 sul Mona. Comunicare per...